Precipito, guarda che velocità, io sto cadendo. Precipito, questa, voglio questa. Come? Come voglio un futuro? Due. Come abbraccerò senza accorgermi? Che cazzo ci devo fare con questo? Difficilmente abbraccerò un'idea, difficilmente abbraccerò una fede, probabilmente abbraccerò qualcuno, però me ne accorgerò, quindi siamo fuori strada. Perché? Dammi presente. No, il passato non credere che andiamo a pescare nel passato. Perché leggo? Perché leggo di più di meno, leggo di meno perché sono un vecchio e quindi come tutti i vecchi a un certo punto arriva quella cosa che si chiama presbiopia senile, che vuol dire mettersi degli occhiali e spesso mi girano i coglioni mettendo gli occhiali addosso. Ho ridotto notevolmente le mie letture. Una cosa che faccio spesso, come con i film o con la musica, posso leggere un libro anche 250 volte e avendo la fortuna di parlare benissimo due lingue, che sono l'italiano e il francese, e di cavarmela abbastanza bene in inglese, riesco anche a leggere più volte lo stesso libro nelle varie traduzioni. Il Fiori Blu di Raymond Queneau, fatto da Ito Calvino, è una traduzione stupenda, bella. Poi capiti su delle traduzioni di merda dell'epoca fascista di un romanzo completamente anarchico come poteva essere Il viaggio al termine della notte di Céline, e ti trovi con delle traduzioni che non hanno nessun senso, e fino a che Ferrero negli anni 70-80 non l'ha tradotto, noi non abbiamo mai conosciuto Céline, cioè, in Italia. È cosa strana, come quando guardo le serie televisive, le guardo in lingua originale con i sottotitoli e lì mi becco lo spirito della cosa. Spesso ci sono delle cose magnifiche con delle scritture stupende alla TV o al cinema che vengono massacrate dai nostri doppiatori e dai traduttori. Cosa? Presente? Spero che sia. Ci faccio tre qui. Prendo treni, cosa prendo treni a fare? No, più spesso quasi mai. Prendo di treni, cosa di prendo treni? Cosa più spesso di quasi mai? Di, ho un modo carino di finirla, di, non so se poi a Matrioska passa sta cosa, però anche un Dio boia ci sta bene. Ecco, quindi Dio boia, cosa prendo treni? Più spesso quasi mai. Prendo moltissimi treni, ho rottamato l'auto perché mi sono rotto le scatole di essere schiavo di quella cosa che si chiama assicurazione, bollo, parcheggio, multa. Il treno è comodo. In Italia fanno cagare i treni e costano carissimi rispetto alla qualità che hanno. Dove costruirò senza domani? Non mi piace costruire, non mi piace la stabilità, non mi piace se per esempio dovessi pensare di comprarmi una casa, piuttosto me le sputtano in droghe pesanti o in alcol o che non so, in regali alla mia mamma. Dai, per questo. Chi mi diverto? Chi mi diverto meglio? Tanto non è un con. Su chi mi... ecco, ci siamo già capiti. Su chi mi diverto meglio. Meglio. Mi piace stare anche sotto, però. Giuro. Mamma. Mamma, mi riconosci? Sono Giorgio Canali, ciao.